A filo diretto con gli ascoltatori diamo il bentornato a Domenico Gandini, che è un esperto di vini. Il pubblico lo conosce perché è stato presidente, già presidente della cantina. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentornato. Grazie. Buongiorno. Allora, lei è esperto, si ricorderà, appunto, noi chiediamo agli ascoltatori di partecipare alla trasmissione. Ricordiamo, per mandare sms e messaggi WhatsApp, il numero da digitare è il 348-3188-339. Ci possono chiamare 0376-631709. Ci possono ascoltare adesso, oltre che da tutto il mondo, tramite internet, pagina Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, YouTube Tempo Radio Live, anche in DAB da lontano, magari da Milano, da Bergamo, eccetera. E basta, dovremmo aver detto tutto, quindi siamo in diretta streaming, l'abbiamo detto. 348-3188-339, sms, messaggi WhatsApp. Allora, le chiediamo in qualità di esperto com'è la situazione della vendemmia, come sta andando? Come è andata e come sta andando? La vendemmia quest'anno è abbastanza problematica, perché l'eccesso in primavera, l'eccesso di vegetazione, e adesso in estate l'eccesso di caldo ha rallentato un po' l'andamento della maturazione, però insomma, come al solito, ci si arrangia sotto questi aspetti, e come tutti gli anni riusciamo, attraverso scelte in cantina, scelte anche in campagna durante le vendemmie, lavorando adeguatamente le uve, si riesce a ottenere delle eccellenze, che ricordiamoci che in Italia ne abbiamo tantissime di eccellenze, essendo noi una fetta di terra, l'Italia è una fetta di terra in mezzo al mare ad altitudini diverse, perciò qualità ne abbiamo, variabilità anche. Tra l'altro se ne parlava qualche tempo fa, sempre, e siamo in una zona collinosa dove ci sono le cime e le vallette, e nel giro di 100 metri cambia il clima. Cambia il clima, e anche per questo vengono inserite, sono state piantate in Italia tante varietà diverse, perché abbiamo una variabilità varietale enorme. Si parla di le varietà iscritte sono 500 circa, erano 430-440 fino a qualche anno fa, adesso ce ne sono altre. Poi pensiamo altre 700-800 varietà minori, che sono minori perché fanno un vino un po' non secondo i crismi che vuole la gente, però non è detto che siano varietà non interessanti, tant'è che alcune di queste varietà opportunamente lavorate danno delle eccellenze. Ecco, e poi cos'è che dovevamo dire, che non mi ricordo più? L'andamento succede, l'andamento della vendemmia. Ah sì, ecco. Poi l'andamento della vendemmia, come ho detto prima, l'andamento ha avuto dei problemi, ma i problemi più grossi sono quelli determinati dalla grandine, e quello non c'è niente da fare, purtroppo. Comunque faremo vini buoni anche quest'anno, ecco. Questo è quello che molti volevano sentir dire: farete vini buoni. La quantità è leggermente inferiore. La qualità è inferiore, sì. La quantità è inferiore perché, a seguito dei problemi che ci sono stati in primavera, le alluvioni, eccetera, insomma, in Italia si produrrà, si pensa, poi alcuni dicono di no, ma insomma, poi guarderemo più avanti, almeno un 20% di uva in meno. In meno. Poi c'è stata la grandinata di aprile, adesso, a parte quella con le arance di ghiaccio che sono cascate, quelle hanno fatto meno danni. Io stesso a casa sto... Cioè, alla macchina di più, ma io adesso sto mettendo su i vetri della serra, perché si sono rotti e non trovavo i vetri da mettere su. Sì. E erano vetri antigrandine. Tutto dire. Anche i parabrezza delle macchine sarebbero un sfondamento, ma insomma. Esatto. E quindi, appunto, quindi, tra l'altro, precisiamo, per chi non lo conoscesse, magari ci ascoltasse per le prime volte, eccetera, il signor Domenico Gandini, quando parla tu pendi le sue labbra, veramente. Ci può spiegare anche un attimino, la vendemmia non è che tu raccogli a un certo punto l'agricoltore dice ok, raccogliamo le uve. Dipende, alcune uve sono raccolte prima, altre sono raccolte dopo, a seconda del grado di maturazione e a seconda delle varietà.
Va bene. Poi ci sono le condizioni riferite alla varietà da maturare un po' più, un po' meno, a seconda delle caratteristiche. Ci sono dei vini rossi che sono più ricchi di tannini, si usano tannini più morbidi hanno bisogno di maturazioni più lunghe, tannini più freschi, più erbacei si raccoglie un po' prima. Insomma, sono... è una combinazione di lavori che è estremamente interessante. Ecco, se vogliamo guardare un fermentato, facendo il fermentato, il vino da una parte, la birra dall'altra, e la birra è fatta con il malto, è abbastanza semplice. Il malto lo puoi fare in qualsiasi periodo dell'anno, perché prendi il frumento, l'orzo, vabbè. L'uva la fai una volta all'anno, non bisogna sbagliare, e dopo 40 vendemmie è finita l'attività dell'agricoltore, perché va in pensione, perché la fai una volta all'anno. Esatto. Poi sull'attività dell'agricoltore magari ci torniamo. I vini che problematiche hanno? Possiamo anche, perché mi diceva appunto, hanno anche problematiche anche commerciali. Ah, certamente. Il commercio, la parte commerciale è la parte più importante. Innanzitutto bisogna partire con un prodotto buono, perché altrimenti è inutile fare il commercio di prodotti scadenti. Nessuno si sogna. Ma se i prodotti buoni, questi richiedono un adeguato commercio. In Italia si beve sempre di meno, per cui la parte commerciale è molto importante, perché ci si rivolge principalmente all'estero. Nella organizzazione del commerciale lì c'è un mondo da discutere, da progettare, perché il commercio, si parla sempre di quello che farai domani, quello di ieri non conta niente, perché l'hai già fatto. Ecco, e perciò il problema commerciale io l'ho vissuto in prima persona, ma non riguarda soltanto i vini, Il vino è un problema, sì, d'accordo, perché bevendo sempre meno la gente beve qualità più elevate, d'accordo, però il giovane beve di meno perché ci sono i punti patente, perché per tanti motivi. E allora il prodotto, avendo noi delle eccellenze, bisogna rivolgersi verso l'estero e collocarlo all'estero. Per collocarlo all'estero occorre organizzazione, brand, pubblicità, organizzazione commerciale, perché quella è una cosa importante, e insomma è una cosa abbastanza complessa. Ecco. Le sanzioni alla Russia le sanzioni economiche stanno creando dei problemi? Enormemente, perché noi di vino in Russia ne vendiamo. Si può vendere attraverso escamotage, dandolo a altri paesi e poi passando per la Russia. Comunque ricordiamoci sempre, riguardo il commercio in generale, che la rottura di equilibri in uno Stato, in un altro Stato, comunque la rottura di equilibri si chiama crisi. Ecco, e noi di crisi ne abbiamo abbastanza in questo periodo, ecco. C'era un messaggio che le volevo leggere per rimanere sul pezzo. Cosa intende per uve lavorate? Fate il vino con le polveri addirittura? No. Ecco, lavorate intendo lavorazione di cantina. Si utilizza l'uva, la si pigia, c'è modo di trattarla, va trattata con gli impianti frigoriferi, va trattata con le ossigenazioni, ma non troppo, riguardo i lieviti, i trattamenti con i lieviti. Non c'è niente di sofisticato, cioè di sofisticato è il metodo di lavoro. Allora la lavorazione delle uve richiede personale competente, enologi competenti, secondo un progetto, secondo uno schema e uno schema regolamentato, perché la lavorazione dei vini ha una regolamentazione, un controllo molto molto oculato.
la lavorazione che si faceva adesso, quello che si fa 50 anni fa è diverso. È diverso. Per esempio abbiamo degli impianti frigoriferi in cantina adesso che assorbono centinaia di kilowatt. E perché? Perché la fermentazione va fatta da una temperatura a una temperatura e è lì vengono le uve più calde. No, non bisogna che vengano, bisogna lavorare. Certo. Fermiamoci un attimino con Domenico Gandini, ci troviamo tra un paio, esperto di vini, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori che stiamo trascorrendo con Domenico Gandini, il pubblico più affezionato, che da più tempo segue Temporale, lo ricorda come presidente della cantina ai Colli Morenici, che poi si fuse, no? Appunto, ci fu questa fusione. Sì, 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 la cantina. Allora, la cantina Colli Morenici, sempre per un discorso commerciale, noi avevamo vini buoni, una parte commerciale che io avevo tribolato per fare, però poi occorrono soldi. Allora ci siamo associati, abbiamo fatto una fusione con la cantina Valpantina. Loro avevano soldi anche, soldi ma anche giro di affari. Basta pensare che la cantina Colli aveva 1,5 milioni di, sul suo bilancio, la cantina Valpantina mi pare intorno ai 48 milioni di bilancio, cioè era sproporzionato. Ascolti, allora si è fatto, fatto la fusione con cantina Valpantina. E poi Cantina Valpantina ha fatto fusione anche con Cantina di Custozza. Adesso si chiama Cantine di Verona. Cantina di Verona è un unico complesso fatto da Cantina Colli, Cantina Valpantina e Cantina di Custozza. Ascolti, mi viene a chiamarla ancora presidente, appunto. lei parla di soldi, ecco, il problema sono sempre quelli, o meglio, il problema sono la mancanza di soldi. Sì. Ci sono giovani che lavorano in agricoltura e nel settore vitivinicolo, si avvicinano o si allontanano? Come? Ma ci sono dei giovani appassionati in agricoltura e a questi che quali ci si rivolge principalmente, perché uno quando ha passione è disposto a lavorare tutto il giorno perché è lì e l'azienda è sua. Va bene. Il problema è che ci sono tanti giovani che sono venuti via dalla città per andare in campagna. Questo è interessante, è molto bello, ci entusiasma sotto un certo aspetto, però il problema sempre per il giovane rimane che in campagna si è pagati male e si fa un fracco di ore, insomma, ecco, lavori 13-14 ore e il reddito, boh, insomma, è quello che è. Però d'altro canto c'è anche quello che lavora in città, fa soltanto quel determinato lavoro, fa fatica a tirare alla fine del mese e totale, insomma, sì e no, mantiene la famiglia. Allora, vabbè, insomma, è così, allora. Insomma, ecco. Va bene, mi veniva a fare una battuta, ma gliela farò fuori onda. No, ecco, per quanto riguarda il, ecco, quindi c'è questo fenomeno opposto a quello degli anni 70, che le campagne abbandonate si andava in città. No, e adesso, no. È ancora come quello, con un'impostazione diversa. Mentre negli anni 70, e io li ho vissuti totalmente, essendo dal 46, va bene, tant'è che io ero in campagna. Sono andato a studiare in città per poi ritornare nella campagna. Era il medesimo problema, solo che adesso ci sono alcuni che rientrano, però la maggior parte comunque c'è sempre la fuga dalla campagna. Ho capito, sì, quindi bene, per cui però sì, all'aria aperta, dicono, insomma, almeno quello sì. Va detto una cosa anche, si è all'aria aperta e si pigliano anche le intemperie, cioè, certo, c'è anche certo, questo, perché certo. Noi pensiamo sempre a primavera e estate come bello stare all'aria aperta, ma ci sta anche a meno 10. Sì, ma non è neanche il meno 10 perché si fanno altri lavori, c'è un rallentamento, però vabbè, non è neanche quello perché si sopporta molto bene. Le intemperie sono date dalla grandine, il quale tu hai fatto investimenti, hai lavorato quest'anno e quest'anno dice quest'anno non si prende niente. Perché? Perché è arrivato la grandine. Quello.
quello è il danno principale. Ecco. Uve generose quest'anno, cinghiali a parte, saluti da Iseo, quindi dalla praticamente la Franciacorta, insomma. Sì, cinghiali, bel problema. Adesso non so se Iseo, perché i franciacortini sono molto territoriali, penso che Iseo faccia parte della Franciacorta. Comunque, vabbè, se non lo è, lì vicino, insomma. Sì, sì, ecco. Allora, adesso chiedo scusa all'Iseano, l'ascolto. Se... Allora, quando era presidente della cantina Calimarini ci ha fatto un lavoro eccezionale, ora difende il territorio con la Valpantena e la Custozza, le scrivono anche. Ah, ma certamente, ci mancherebbe altro, siamo tutti nella stessa barca, che il territorio sia un po' più vasto o un po' meno vasto, fare i diversi, tirarsi fuori, perché io sono, non serve a niente, occorre fare gruppo. Ciao Domenico, sono il Mario, a me non mi piace mica tanto, dice che ci si debba ingrandire per sopravvivere, così diventa poi poco per volta schiavi delle multinazionali. Beh, adesso siamo lontani dalla multinazionale, però... Sì, siamo lontani dalla multinazionale, ha ragione, però vorrei sapere come si fa a far propaganda di un prodotto quando non hai soldi per poterlo fare. O fai squadra e allora la propaganda. Io avevo una persona che mi curava il commerciale, allora che mi cura il commerciale per 10.000 quintali di uva, 7.000 quintali di vino, che mi cura il commerciale per 50.000, 100.000, è lo stesso. È lo stesso per lui? Sì, o per lei adesso? È lo stesso, cioè la fatica è uguale. È certo. Capito. Però ci sono, anzi, sulla grandine, dice, anche le assicurazioni contro la grandine. Le assicurazioni non coprono mai la spesa di assicurazione. La spesa, cioè, se noi spendiamo 100 di assicurazione, alla fine degli anni, quando prendiamo tanto, prendiamo meno di 100. In 10 anni, sì, l'assicurazione ci devono guadagnare, insomma. Chiedere per i pesticidi, com'è possibile che si continui a usarli, che non dei pesticidi? Bravo, ecco, questo è un altro argomento nel quale vorrei introdurvi dentro a quello che è una sperimentazione sulla vite. I pesticidi o insetticidi o anticrittogamici o quello che vogliamo chiamarli si devono usare perché altrimenti la vite si ammala. Questo non c'è niente da fare. Per di più la vite tende ad ammalarsi di più perché facciamo delle selezioni, selezioniamo le viti in modo tale che siano che abbiano le nostre caratteristiche, le caratteristiche che a noi piacciono, e logicamente qualsiasi lavoro di selezione di cernita ingentilisce la specie. Sì. È l'ingentilimento della specie. Cioè la rende più debole, anche la rende più debole. Va bene. Però otteniamo dei risultati migliori, perché otteniamo, se vogliamo scegliere una varietà che abbia una determinata caratteristica, dobbiamo scegliere, ma insomma, teniamo presente che come facciamo il clone andiamo a ingentilire la specie. Detto questo, i trattamenti sono necessari, e poi c'è da dire che i prodotti che usiamo sono giustamente sempre più deboli, perché si cerca di inquinare il meno possibile l'ambiente. Allora, per fare questo hai bisogno di maggior numero di trattamenti. All'agricoltore non è che piaccia tanto fare i trattamenti, prima di tutto perché costano. Vabbè. Secondo elemento, perché continua a fare i trattamenti. Certo. Allora bisogna intervenire con la ricerca, perché si possono fare delle piante più resistenti. Le piante resistenti, ci sono i metodi per poterle fare. Però c'è una carenza di legge per il quale tutti vengono considerati, qualsiasi lavorazione viene considerata un OGM. No, non sono OGM, perché ci sono delle ricerche in atto. Io stesso partecipo a un consorzio nel quale spendiamo soldi per fare quel lavoro di ricerca, e
richiede però impegno e richiede una regola di, insomma, come si può dire, una regolamentazione a livello di legge diversa. Io chiudo dicendo che se si potesse fare sulle piante, sulla vite, quello che si sta già facendo sull'uomo, sull'essere umano, noi ridurremmo di molto i trattamenti che, e i prodotti che usiamo sulle piante. Allora, tra l'altro dimostra anche una certa ignoranza da parte di chi legifera, appunto, in base a quello che ha detto. Ma... sì. Allora, vado un po' veloce. Buongiorno, tra un po' ci sono i funghi, che in Montagna Tra ci sono già, che vino col porcino. Il vino col porcino, cosa mi dà col vino col porcino? E anche, tra un po' andrò a Castione, sì, è una frazione di Brentonico, a prendere le castagne. A me piace il rosso con i marroni, quindi allora, vabbè, porcino dai. E marroni, dai. Allora, il porcino è più delicato, anche se è un fungo molto saporito, è molto delicato, perciò non dico un bianco, andiamo un po', va bene il bianco, va bene un bianco strutturato, aromatico, va bene un rosato, col rosso sarebbe esagerato perché viene coperto dal... ecco. Mentre invece con le castagne va benissimo il rosso. Perché... è vero che il trebbiano e la vite è più difficile da coltivare, chiedono. Come il trebbiano? È la vite più difficile da coltivare. No, la vite più difficile diventa lo chardonnay, perché è soggetto a malattie come la flavescenza dorata. No, trebbiano, certo. È abbastanza una pianta, allora, resistente. Guarda, sì. Che le scrivono, lei è un mito, tanto che non ascoltavo più a temporada, quindi c'è diversi apprezzamenti sul fatto che lei sia tornato. Troppa burocrazia per la vendemmia, per dindirindina, ma è possibile aver bisogno del commercialista per uno che lavora 4 ore e poi dopo non lo vedo più? Mannaggia. Vabbè. Sì, è il solito discorso. Che pur noi avendo bisogno, lavorando in campagna, avendo conoscenze, però andiamo a prendere il tecnico perché c'è bisogno di una continua, corretta informazione che cambia tutti gli anni. Allora, le chiedo se fate ancora le serate in cantina. Ma qualcosa si fa ancora in cantina, però non gestisco più io la cosa e insomma veniamo fuori da una situazione di Covid. Io ho invitato l'attuale direttore e presidente di riprendere questo discorso. Qualcosa si fa ancora, però insomma cioè, ne facevamo di più una volta. Le chiedono, allora, che vino col risotto, e questo è uno, poi ancora con la carne di agnello, arrosto, rosato dei colli, le chiedono, può andare? Sì, con la carne, allora, con l'agnello richiede dei rossi, non esageratamente saporiti, non le riserve, ma un rosso, un buon rosso. Con il risotto bisogna tenere presente che andrebbe bene un bianco, però bisogna sgrassare la bocca. Allora, o un bianco molto elevato di acidità perché è ricco di burro, oppure un rosato va bene. Poi, secondo lei sono più sani i vini fermi o quelli fermentati, bianchi nei confronti dei vini neri, eccetera? Ma allora sono due tipologie di vini diversi. I vini fermi sono i vini fermi, piacciono. I vini frizzanti e spumanti, frizzanti meno impegnativo, spumanti più impegnativi, hanno un'altra... Sono adatti per un'altra cucina, insomma, ecco. Allora, io quale tengo questo messaggio, glielo leggo, ma ne parliamo una volta prossima, che ci vuole la puntata. Qual è il futuro per la nostra produzione di vini a medio termine? In dialetto scrivono il problema che i soldi, se c'è da pagare, bisogna pagare per niente, insomma, c'è da pagare per niente la gente che ha le tasche UD, non so che cosa. Insomma, il mercato del vino a medio termine, io vorrei auspicare che ci fosse una, come si può dire, una certa solidarietà su tutti gli interessati al vino in Italia, sul senso, bisogna
come fanno alcune zone, per esempio il Trentino, bisogna propagandare una zona, farla conoscere e essere solidari nel gruppo, non dire io sono diverso. Sì, sappiamo che un'azienda è diversa da quell'altra, ha due nomi diversi, certo che sarà diversa, e ognuno ha delle sue credenze, però bisogna fare solidarietà di gruppo, altrimenti all'estero non ci si va. Assolutamente. Va bene, c'era anche il tempo pazzo, rende sempre più difficile fare l'agricoltore, meritiamo un compenso migliore. Questo penso che tutti gli agricoltori siano d'accordo. Ah, beh, d'accordo, ma è lì, io vedo anche mio figlio, per esempio, e chiudiamo qua, che in campagna ci va il meno possibile perché fa un'altra attività. Certo. E ha capacità di. Allora. Andare in campagna. Siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Domenico Gandini. Grazie a voi. Grazie, grazie.